La Serie A Gazzetta Football League si chiude nel migliore dei modi con lo scontro diretto tra Lea Club e Cilento. La prima occasione del match è per Cilento con batti ribatti, la tocca Biba, la tocca Franzosi, non la tiene Vasquez, sono subito avanti i biancoverdi. Neanche il tempo di esultare, che Savino fa subito 1-1, calcia da centrocampo e sfrutta l'incertezza di Menta. Continua ad accentrarsi, partendo da sinistra, la sua mattonella quella va a testare momentaneamente i riflessi di Vasquez. Poi Cilento si scopre, lascia un buco dove Savino è letale, si infila e fa 2-1 portando avanti i giocatori in maglia rossa. Lea poi cerca di legittimare il vantaggio con Modoni che spreca tutto. L'azione continua col tiro di Savino che va a rompere la traversa. Ci prova anche da fermo Modoni col mancino caldissimo, botta sul palo del portiere. Stavolta Menta è pronto e preparato con i suoi riflessi. Sembra tutto andare verso la chiusura del primo tempo sul 2-1 Lea, ma Mileo è letale in contropiede, si butta su una palla morta e fa 2-2. Nella ripresa parte fortissimo Cilento con Biba che va vicinissimo al 3-2, poi Vasquez salva tutto, ribaltamento di fronte con la traversa di Savino, Letier la tiene, poi Modoni trova finalmente la via del gol ed è 3-2 per Lea. Cilento però non vuole morire con la sponda di Torre che manda in porta Biba con la zampata, fa 3-3. È il momento migliore di Cilento che adesso ci crede davvero, con la palla lunga mette fuori Fumagalli, poi guardate qui, Mileo punta Savino e calcia così, palla all'incrocio, toglie le ragnatele e porta avanti i suoi, mandando in estasi il popolo bianco-verde. Poi Savino, punizione, palla che rimane lì un po' fortunata anche Lea, ma Lettieri è il più lesto di tutti sulla seconda palla e fino al pareggio Savino poi trova la giocata della serata, passo doppio e mancino sul primo palo, palla all'incrocio e classico abbraccio ormai delle partite importanti con Mister Nardo. Lea poi ha anche la possibilità di chiudere con Fontana che spreca tutto, ma poi l'arbitro dice che non c'è più tempo, fischia tre volte il big match, è di Lea Club che passerà le feste in vetta e si prende una buona fetta di Serie A di FL. Intervista post partita con Biagio Carloni. Presidente, partita bellissima, peccato per il risultato, però altra testimonianza di questi passi in avanti evidenti del Cilento Calcio. Sì, è stata una partita bellissima, anche perché abbiamo visto è stata tirata fino all'ultimo e sicuramente non ci fermeremo. Questa sera è stata comunque un'ennesima risposta anche da parte dell'Ea Club, che ha dimostrato che queste partite si vincono anche con l'esperienza, ma noi comunque abbiamo tenuto fino all'ultimo. Probabilmente avere anche un Neidenhoff in più ti avrebbe aiutato. Sì, questo sì, però comunque non nascondiamo che stasera c'era anche Mileo, quindi non si può semplicemente guardare le partite sui singoli, dobbiamo guardare la partita su tutta la squadra e il nostro obiettivo è andare avanti e poi alla fine si vedrà. Grazie, complimenti Presidente. Intervista post partita anche con Mister Nardo. Mister, uno spot per il calcio amatoriale a livello altissimo, partita bellissima, avete dimostrato ancora una volta di essere lì al top. Sì, grande partita stasera, abbiamo giocato veramente bene, complimenti all'avversario, non perché conosciamo Biagione, però è stata una bella partita tirata, abbiamo sbagliato tanto, i primi minuti abbiamo sbagliato veramente tanto, loro non hanno mai mollato, come sono secondi e primi con noi a pari merito, la strada è lunga, però oggi i ragazzi hanno voluto portare i ragazzi che ci hanno portato fino adesso al primo posto e questa è la dimostrazione di questa partita che tutte le squadre sono battibili. Quando dicono Almeria, ci sta, siamo una bella squadra, siamo forti, siamo battibili. Cilento ha dimostrato di forse un po' più mancato un po' più di esperienza, hanno giocato magari più sulla loro punta che era Biba, che era il loro uomo principale, però ci siamo andati in battaglia fino alla fine. Questa è la dimostrazione della partita di oggi, è riassunto di questo campionato fino adesso, la prima parte della stagione è ancora lunga. Lo chiedo anche a te e mi sa che me l'hai già confermato, la sensazione è che questo duello vada avanti veramente fino all'ultima di ritorno. Quest'anno il mio amico Biagio me l'ha fatta, l'anno scorso era più tranquillo, quest'anno tre punti, c'è tutto lo scontro diretto al ritorno, sono tante partite, tante insidie, dobbiamo giocare comunque in pronta Birraia, Espa, sono tutte squadre come loro hanno vinto con un gol con Espa, anche noi uguali abbiamo fatto fatica, quella partita lì meritavamo di pareggiare e non di vincere come in altre partite. Ce la giocheremo fino alla fine, tre punti, sconto diretto, chiudiamo la sosta davanti, ma il campionato è lunghissimo e poi alla fine non si può mai come va a finire, una squadra così non si può mai come va a finire, e giustamente sai poi i singoli da noi fanno la differenza, quello sì.
Esatto, mister, sentivo che ti arrabbiavi un po' dalla panchina perché, come hai detto, qualche errore sotto porta di troppo, però questi ragazzi ti fanno arrabbiare, ma poi alla fine, insomma, diciamo che ridi sempre. Sì, no, ogni tanto, sai, si fanno prendere da... Conosco bene i singoli e abbiamo giocato anche un pochino di esperienza, abbiamo sbagliato tanto davanti da gente che di solito, sai, il gol in più, due gol in più ti mette più tranquillità, ti fa giocare più serenamente. E niente, poi ringrazio anche chi non ha giocato oggi, che ha fatto parte di questo gruppo, che sono venuti giù tutte le partite, però oggi appunto c'era la possibilità di giocarsi questa partita, ce la siamo giocata fino alla fine e niente, complimenti a noi andiamo avanti per la nostra strada, ma complimenti a loro, ha fatto una grandissima partita. Gruppo e anche il presidente che vi ha seguito live sui social, credo sia doveroso anche lui un ringraziamento. De Rosa è un amico, un papà, Emanuele, saluto. E speriamo che di continuare così, di dare sempre più soddisfazione e portare un po' più di Calabria qua a Milano, che Praia Mare è un posto stupendo, magari domani andate a vedere, è la mia reggia, è lì che penso tutto l'anno, tutte le cose che andiamo a studiare, e la vittoria la dedichiamo a lui, Emanuele e alla sua famiglia, e niente, tutto a Praia Mare, ragazzi. Grazie mister.